al Mamma Non Mamma di Salerno le serate sono sempre più frizzanti e divertenti. Quanto ci si diverte al Mamma Non Mamma? Tantissimo! Ma qual è quel particolare che lo distingue dagli altri locali, secondo te? Che è bellissima e ci si diverte tanto! Allora qual è il senso che tu dai alla vita? Venite tutti al Mamma Non Mamma, tutti i sabati! Salutiamoli! Ciao! Qui al Mamma Non Mamma, ragazze bellissime, adesso ho il piacere di intervistare, il tuo nome? Patrizia! Patrizia, questo sabato sera sei tutta in rosso! Sì, fuego! Ecco, ma ti senti molto passionale, immagino! Molto! Ma sarà il Mamma Non Mamma oppure sei passionale per un altro motivo? No, anche il Mamma Non Mamma! Qual è il senso che tu dai alla vita? Qual è il senso che tu dai alla vita? Non so, la prima cosa che ti viene in mente qual è? Anche riguardo a questa serata! Bellissima serata, divertimento. Quindi il senso che tu dai alla vita principalmente è il divertimento. Soprattutto. Allora invitiamo tutti quelli che non conoscono il Mamma Non Mamma. Venite tutti al Mamma Non Mamma, è bellissimo. Ragazzi, buonasera, i vostri nomi? Antonio. Il tuo nome? Francesca. Ragazzi, ma fidanzati da molto o da poco? Il 18 aprile un anno. Ah, quindi da poco. E com'è stato questo primo anno di fidanzamento? Bellissimo. Ragazzi, un bacino per Night and Day. Facciamo un saluto agli amici di Night and Day. Saluti a Night and Day, la Mamma Non Mamma. Ciao. Ciao. Saluto agli amici di Night and Day. Un bacio fortissimo, ciao. Amici di Night and Day, direttamente dalla console del Mamma Non Mamma, dove l'atmosfera... Posso dire che è bollente, sono in compagnia di DJ Luca Pini. Benvenuto sulle nostre telecamere. Buonasera a tutti. Allora Luca, l'atmosfera appunto è bollente. Tutti quanti si stanno scatenando sulle note della tua musica. Ancora una volta possiamo dire che il Mamma Non Mamma ha dimostrato di essere il numero uno. Sì, anche stasera ce l'abbiamo fatta. Ci divertiamo come sempre e vogliamo bene coloro che ci seguono. Io ti lascio alla tua console, un bacio ai amici di Night and Day. Ciao Night and Day. Allora, benvenuto a te Sabatino. Benvenuto a te. Naturalmente facciamo le presentazioni. Allora, Principe, stavo dicendo, ogni sabato sera il Mamma Non Mamma organizza sempre serate indimenticabili con la presenza di nomi importanti del panorama televisivo, cabarettistico e musicale. Difatti, sabato scorso ricordiamo che abbiamo avuto un grande ospite, il caro Fefè, qui al Mamma Non Mamma. Ma dobbiamo dire la verità, non è stato un ospite, diciamo, voluto, è stato un ospite perché lui ha deciso, visto che aveva fatto una serata in un altro posto, ha deciso di venire da noi per venirci a trovare. Appunto, ma un caro amico. È un caro amico, sì. Perché qui al Mamma una per bene. Perché qui al Mamma Non Mamma si incontrano amici e VIP, dobbiamo dirlo, cioè il Mamma Non Mamma non perde occasione per stupirci. Ma giusto per restare umili così, giusto una cosa così. Fatta volo a volo, diciamo. Ecco, Principe, ma parliamo appunto di questo sabato sera. Ancora un altro sabato sera dopo, dove il Mamma Non Mamma ha dimostrato di essere il numero uno. Innanzitutto abbiamo iniziato con il live del grande Ago e adesso la serata continua con la discoteca. Sì, e il Mamma Non Mamma è il locale dove si mangia bene. Benissimo, direi. Non voglio dire meglio, non lo dico, quindi meglio. Ci offrono anche la loro musica, che è importante. Ecco Principe, noi abbiamo parlato della tipologia del sabato sera, dobbiamo parlare ancora della tipologia del venerdì e della domenica, perché qua le serate importanti durante la settimana sono ben tre. Quindi diciamo che è tornata ufficialmente la serata del venerdì sera, caraibica, latina, balli di gruppo, salsa, merengue e quanto altro, con le più belle persone del panorama campano che ci vengono a onorare della loro presenza il venerdì sera. Ecco Principe, però noi dobbiamo sottolineare e ricordare che il Mamma Non Mamma è composto da ben tre sale, quindi è il locale ideale per chi ama la musica a 360 gradi, perché dalla sala numero 1, dove c'è la disco, si può tranquillamente passare alla sala numero 2, cioè dove c'è la musica anni 70 e 80, alla sala numero 3 dove c'è la ristorazione, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Ma gli Oscar delle trasmissioni televisive dei locali, quando li inventano? Perché questa trasmissione
e questa signorina vincerà sicuramente l'Oscar. Troppo alla gentile, miglior, lo dico sempre. Attore protagonista e migliore trasmissione e soprattutto, non anche, migliore regia. Vabbè ragazzi, non mi resta che salutarvi e invitarvi nuovamente qui al Mamma Non Mamma per constatare di persona tutto quello che noi stiamo dicendo, a chi naturalmente non dovesse crederci. E non so, li salutiamo? Io li salutiamo come sempre con un grande bacio e vi voglio bene a tutti. Ciao. Salutiamo.